Buongiorno ragazzi, sto in canotte e mutande perché devo fare un annuncio molto importante. Mi serve la vostra attenzione. Negli ultimi 6 mesi mi sono messo a lavorare sulla guida di Muscoli a Vita, la mia prima guida, diciamo ebook, quindi virtuale, che potete scaricare dal link qua sotto in descrizione o nel primo commento e utilizzare il codice YouTube50 per avere il 50% di sconto in questa prima settimana di lancio. È una guida in cui non solo includo il mio allenamento attuale in America, includo dei templates di allenamenti scientifici per allenarsi 3, 4, 5 volte a settimana, e in più nella guida c'è la parte di alimentazione in cui vi spiego come impostare la dieta flessibile, qualsiasi sia il vostro obiettivo, quindi ricomposizione corporea, bruciare grassi, definire lentamente, rapidamente, definizione aggressiva, aumento di massa magra lenta, aumento di massa completamente spinta. E in più nel primo capitolo spiego tutti i concetti importanti scientifici per impostare il vostro programma di allenamento, non solo per il prossimo mesociclo, anche per i prossimi mesi e i prossimi anni. Quindi, se volete prendere la guida con lo sconto di lancio, mi raccomando, passate per il link qua sotto. Se volete supportare il canale, questo è un modo che potete farlo. Io sono fiero del mio lavoro. Inoltre, ci sarà il gruppo Facebook, quindi ci vediamo tutti all'interno del gruppo Facebook. Grazie di tutto e niente, spero veramente che deciderete di acquistare la guida e mi supportate e avrete una cosa abbastanza unica in Italia. Detto questo, iniziamo questo vlog. Ok ragazzi, benvenuto al primo video di questo tipo dove filmiamo da lontano e ci abbiamo un microfono. Oggi per me siamo nella programmazione standard, quindi per le prime 3 settimane seguo questo programma e oggi è la giornata di pull di ipertrofia. Quindi partiamo subito col primo movimento, facciamo in stile reverse pyramid training, quindi facciamo il primo set più pesante, ovviamente dopo esserci riscaldati. Il primo set 4-6 ripetizioni, il secondo abbassiamo il carico 6-8 ripetizioni e il terzo 8-10 ripetizioni. Parto subito col primo. E qua volete fare, praticamente trovare una bella presa comoda, se siete sicuri potete decidere di mettere i pollici così, quindi più tipo pistol grip, oppure averceli sotto così, vedete un po' dove lo sentite meglio voi. Vediamo un po', ok, pesante, mi raccomando, lento e controllato, e mi raccomando quando arrivate sopra volete veramente stringere tutti i muscoli dorsali e buttate fuori, respirate dentro e buttate fuori nella contrazione. Buono, primo set andato. Ok ragazzi, ci abbiamo il secondo set, 6-8 ripetizioni. Ho tenuto il carico uguale perché prima mi sembrava un pochino leggero, ma va bene farne due da 6-8 dato che oggi è la giornata di ipertrofia. Mi raccomando, controllate bene che state usando i muscoli giusti, ok? Se lo sentite troppo nella schiena inferiore, fate qualche passo avanti. Buono. Ok ragazzi, abbiamo appena finito quindi le prime 2 serie, adesso ho abbassato il carico e provo a fare 8-10 ripetizioni. Vediamo come va. Avrei dovuto abbassare anche a quella prima, ma alla fine ho sbagliato il carico, dovevo scegliere un carico più pesante, ma adesso ho abbassato. 8-10 ripetizioni. Ben controllate. Il movimento inizia con la schiena. La schiena deve venire indietro, vedete, scapole così. Immaginate di avere una pallina nella schiena e dovete spremere. Ancora una. Quindi come vedete mi spingo vicino al cedimento, non al cedimento completo, soprattutto non all'inizio. Quindi primo esercizio, facciamo questo stile reverse pyramid training ed è un row orizzontale. In questa palestra abbiamo un sacco di macchine fighe, quindi ho scelto questa, ma potevo scegliere questa, potevo scegliere quella accanto, potevo scegliere i manubri, bilanciere. Prossimo movimento. Ok ragazzi, come secondo movimento abbiamo o un row però con un'altra angolatura, così che colpiamo un pochino in modo diverso la schiena, oppure un pull verticale. Dato che appunto siamo in una palestra fighissima qua, Alpha Lead Gym, tutte le macchine fighe, questa macchina è un'ottima macchina che io sento molto bene. La cosa figa del programma è che ve lo lascio appunto e potete decidere voi se volete fare bilanciere, manubri oppure queste macchine. Sinceramente macchine col plate loaded, in cui praticamente aggiungi dischi, io le sento molto molto bene, quindi ho deciso oggi almeno che la giornata di ipertrofia
carichi un po' più bassi, mi sta bene fare queste macchine, altrimenti di solito andrei comunque per bilanciere oppure manubrio. Detto questo, 3 serie, 8-10 ripetizioni, come prima. Anche qua io vario un attimo la posizione, metto un pochino più così, la sento meglio nel lat, romboide, trapezio. Anche quello, faccio un lato alla volta. Combatto gli ultimi rep. E qua appunto lo faccio unilaterale, tanto per cambiare, dato che prima abbiamo fatto bilaterale, e così che lo sento meglio in un lato alla volta. Ottimo, faremo 3 serie, mantengo lo stesso identico carico per ogni serie e mi spingo 1-2 ripetizioni dal cedimento. Ok, siamo al terzo set, nel secondo ho provato a stare un po' più dritto la schiena e l'ho sentito meglio. Non abbiate paura di cambiare un pochino l'assetto mentre vi allenate, ok? Poi provate a mantenere lo stesso assetto e lo stesso esercizio in modo costante per tutto il mesociclo, diciamo. Ancora 3, dai. La cosa importante quando fate questo movimento, e qualsiasi movimento, è che sentite i giusti gruppi muscolari che lavorano. Quindi adesso voglio sentire la schiena, non il bicipite. Importantissimo. Bene, esercizio finito, passiamo a quello dopo. Ok ragazzi, movimento numero 3, ci abbiamo il movimento composto pesante della giornata e andiamo a fare una variazione dello stacco, quindi questo è l'SLDL, lo stiff legged, quindi è praticamente lo stacco a gambe tese, e dato che abbiamo fatto i primi due esercizi siamo riscaldati bene e adesso andiamo un pochino più pesante, quindi 4-6 ripetizioni, vediamo un po' come va. E con questo esercizio andiamo ad allenare tutta la schiena, sia parte inferiore che parte superiore, quindi anche i trapezi, gli avambracci. È un movimento composto, quindi coinvolge un sacco di muscoli e anche chiaramente femorali, quindi è uno diciamo dei miei esercizi preferiti per tutta la catena posteriore. 4-6 ripetizioni, questo penso che sia l'ultima serie per me di riscaldamento. Vediamo come va. Schiena dritta, si spinge con i piedi. Bilanciere attaccato e andiamo giù in modo controllato. Ok, buono. Ok ragazzi, spero che mi riusciate a sentire. Abbiamo fatto schiena, adesso passiamo a bicipiti. Abbiamo due movimenti dei bicipiti. Il primo, facciamo 3 serie da 8-10 ripetizioni bene controllate. Il secondo, facciamo 4 serie da 10-15 ripetizioni. Anche qua, curl bicipiti, potete scegliere voi se manubrio, bilanciere, cavi, una combinazione. L'importante è che usate lo stesso esercizio, lo scegliete e poi usate sempre la stessa variazione, così che potete progredire. Primo set, faccio curl alternato con i manubri. Ben controllato ragazzi. Vedo tanti gente che praticamente usano il momentum invece di contrarre il bicipite, mi raccomando. Se andate in palestra allenatevi bene, raga. Mi raccomando, vedete che tengo la contrazione in alto al movimento. Dovete controllare il peso. Non è il peso che vi controlla. Ok, buono. DJ? Oh, ragazzi, abbiamo appena finito quell'allenamento. Un po' strano. Sì. Un po' strano sto allenamento. Eh beh sì, perché col microfono, fate il microfono è tutto. Venuto. Gli ultimi due esercizi stava chiudendo la palestra, siamo proprio fuori al Fali Gym. Sì. E quindi abbiamo dovuto fare rapidamente, ma come avete visto ho fatto il secondo movimento di bicipiti, che ho deciso di fare un plate curl. È una nuova variazione che sto usando, che come ho detto su Instagram, se mi seguite là lo sapete, mi sta molto piacendo, sento molto sul bicipite, quindi ve lo consiglio. E poi ho fatto deltoide posteriore, anche quello potete fare manubri, potete fare bilanciere, potete fare cavi, quello che volete. Mi sembra 4 serie
da 10-15 ripetizioni. Comunque questo è praticamente il mio pull day hyper, è praticamente la seduta più leggera che faccio di tirata. Ovviamente possiamo cambiare un po' gli esercizi, ma volevo farvi capire più o meno quello che troverete all'interno della guida. Questo ovviamente è per me, quindi 6 volte a settimana, ma anche all'interno della guida trovate dei templates da 3, 4, 5 volte a settimana. Detto questo, andiamo a mangiare probabilmente, non so quando riprendiamo, se dopo o domattina. Ci vediamo dopo, raga. Let's do it. Ragazzi, siamo appena andati a fare shopping, c'è Gigi qua, che ti stai a mangiare? Ragazzi, sto cucinando, ho pensato di farvi vedere. Qua sto facendo del lean turkey, quindi del tacchino magro 94-6. Per quello che puzza in un modo. Solamente 6 grammi di grassi per 100 grammi. E poi vi faccio vedere le altre cose che ho comprato. Solite protein bar, così che mentre mi arrivano quelli di My Protein colpisco le proteine con questi protein bar. Poi ragazzi, non mi giudicate, ma guardate che ho trovato. Che cazzata. Ready pasta. Da poi da italiano pure, ti dovresti vergognare onestamente. L'ho presa proprio per provare, perché siamo qua in America, dobbiamo provare queste cose, no? Che schifo. Questa è pasta che metti nel microonde e in 60 secondi è pronta al dente. Al dente. Quindi la proveremo oggi in 60 secondi. Questo tipo di burro. Sì, alcuni stavano chiedendo che cos'era nell'ultimo video. Quindi magari si chiama Candelive Stamp Butter. Quindi si chiama, ovviamente, non ci credo che non è burro. Effettivamente è zero calorie. Infatti, non è burro. Lo aggiungo per cucinare tutto. Il sapore è di burro, molto, molto buono. Ve lo consiglio se state in America. Se venite a provare. Un'altra cosa buonissima è questo, che è avena. Mi sto facendo un pacco ogni singolo giorno, mi faccio dell'avena e ci hanno già aggiunto dello zucchero di canna. È veramente una bomba. Figo. E ci aggiungo anche un pochino di questo almond butter, quindi è burro di arachidi. No, mandorla. Ah, almond, è che giusto. Io penso sia il miglior burro di tutti, veramente una bomba. Quindi se adesso finisco di cucinare qua, questa è la mia cena. Sammy invece vuoi far vedere la tua di cena? La mia di cena è sta pizza bomba, peperoni pizza, una roba da circa 1200 calorie. Sì. Quindi come vedete bene. Io abito con Sammy, sta mangiando la sua dieta, io provo a stare un sacco sulla mia dieta, ma come stavo dicendo a Sammy, sono stato veramente bravo in questi giorni. Abbastanza. Quindi penso che è una certa, perché ho veramente voglia di mangiare. Sì. Prossimamente, ragazzi. Prossimamente un bel cheat day. Un bel cheat day dovrebbe venire. Prima che brucio tutto qua, io voglio ringraziare a tutti della visualizzazione. Sì. Se siete arrivati fino a questo punto, vi ringrazio tantissimo. Se potete, volete, avete la disponibilità economica, veramente vi chiedo di supportarci ad acquistare la guida. Yes, è un prodotto abbastanza unico, vi spiega tutto, cioè non so nemmeno come spiegarlo, perché è così pazzesco e nessuno ha messo tutto, così tanto roba, informazioni sull'allenamento, sulla dieta, tutto in un unico prodotto. Ed è un prezzo di 20 euro che è veramente stracciato di lancio. Poi lo aumento a più del doppio perché con tutto il lavoro che ci ho messo, però vorrei... Quindi ovviamente si è cancellata, cioè si è spenta la batteria. Giusto. Volevo solo dire, tutta l'informazione che mai avete pensato, qualsiasi domanda, sarà tutto all'interno della guida. In più c'è un gruppo Facebook, quindi tutti quelli che acquistano la guida possiamo tutti ritrovarci nel gruppo Facebook, aiutarci, darci motivazione, queste cose qua. Ovviamente è un modo per supportare il lavoro che faccio io, il lavoro che fa Sammy. Yes. Quindi se potete, se volete, vi consiglio di prenderlo nei prossimi giorni. Dai, raga. Grazie tantissimo, grazie di tutto il supporto. Oh, come promessa direi che nei prossimi video comunque, cioè, ci saranno tante belle cose in arrivo, no? Ah, voglio. Negli ultimi due video comunque, ragazzi, come avete visto, sono stati un po' più, come si può dire, non informativi, tranquilli, però diciamo, un po' più tranquilli, non così tanto movimentati. Io direi che già sì, partendo da domani. Sì, sì, vai pure. Vabbè. Che te devo dire? Che comunque, ragazzi, con la luce buona, nei prossimi video, veramente tra il cheat day, comunque abbiamo tante cose in programma, quindi veramente ritorneranno i video lunghi, fighi, pieni di transizione, pieni di musica, quindi ci saranno solo quelli, quindi mi raccomando, stay tuned, ritornate sul canale e niente. Buonanotte, grazie per la visualizzazione, guardate sto stronzo qua. Ci vediamo, lasciate un like, iscrivetevi ragazzi, grazie per tutti quelli che sono qua in questo momento. Ciao.